Area Forestale di Infiltrazione AFI Carmignano di Brenta. Il sito dimostrativo ospita un'area forestale di infiltrazione, AFI, realizzata su un terreno privato che negli ultimi 20 anni è stato coltivato a mais. La superficie forestale è composta da circa 2.300 piante autoctone, diversamente assortite, la cui associazione vegetazionale determina un significativo valore naturalistico per la rete ecologica locale, legata alla vicina area Natura 2000 delle grave zone umide della Brenta. Siamo a fianco a una roccia di irrigazione che prende l'acqua dal fiume Brenta e la porta nei campi. Noi utilizziamo quest'acqua d'estate appunto per l'irrigazione, ma viene sfruttata per ricaricare la falda acquifera che sta sotto questi terreni. Ecco, vedremo l'area forestale di infiltrazione che è formata da questo pettine di scoline dove si fa filtrare in falda l'acqua derivante da questa roccia qui. Mentre nel soprassuolo si sta pian pianino crescendo un bosco naturaliforme, è un bosco planiziale che rappresenta quello che era ormai 1000 anni fa il bosco che cresceva in questi territori, cioè formato da querce, da frassini, da vari arbusti. L'area di intervento ricade in un contesto agricolo della destra idrografica del fiume Brenta, poco a nord del limite superiore della fascia delle risorgive, in località San Giovanni di Camazzole, all'interno dei confini comunali di Carmignano di Brenta, Padova. L'apporto di acqua all'interno dell'AFI viene garantito da una condotta di adduzione interrata, realizzata in calcestruzzo, collegata alla roggia di irrigazione esistente mediante manufatto di presa, provvisto di paratoia metallica regolabile. L'impianto dimostrativo è composto da 2 aree di infiltrazione, organizzate al loro interno da linee di distribuzione dell'acqua costituite nell'insieme da 10 scoline disperdenti longitudinali, con andamento sinusoidale a curvatura molto ampia. L'acqua viene equidistribuita nelle aree di ricarica mediante un sistema di regolazione a livelli che determina una ripartizione del flusso disponibile in maniera uguale tra le singole linee di infiltrazione. All'interno di ogni linea di infiltrazione, posti a distanza di circa 30 metri l'uno dall'altro, vi sono dei manufatti di controllo idrico del livello dell'acqua. Tali manufatti consentono la bacinizzazione del sistema con conseguente miglioramento dell'efficienza dell'azione di infiltrazione. A monte dell'area di ricarica è presente una trappola per sedimenti, ovvero un piccolo bacino di superficie pari a circa 50 metri quadri, dove si depositano i solidi sospesi sedimentabili presenti nell'acqua d'ingresso, riducendo così l'intasamento delle scoline e garantendo una maggiore vita utile all'impianto.